festival. Oh, sei morto, Mario. Oh, diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa. Oh, mi fate ridere. Che mi serve lo spirito? Che giovane bellezza, se chiusa io, se questo fa quattro mura. Che mi par d'esser proprio in sepoltura. In sepoltura, oivo, sentite, io voglio... Ecco il dottor! Davvero! Certo, è il suo passo! Salva, salva, tra poco ci rivedremo da dirvi qualche cosa! Io voglio scampire! Bravissima, va! Quanto è garbato! Ah! Disgraziato pigro! È indegno! Maledetto! Scellerato! Ecco qua, sempre grido! Ma si può dar di peggio! L'ospedale ha fatto di tutta la famiglia, a forza d'occhio, sangue e stranucini. Signorina, il barbiere lo vedeste? Perché? Perché lo può sapere. Forse anche egli con ombra. E perché no? Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo giovane aspetto. Creppa di rabbia, vecchio maledetto! Vedete che grazie? Più l'amo e più mi sprezza la briccola! Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia! Chissà cosa gli ha detto, chissà! La barbiere d'inferno, tu me la pagherai! Qua, Don Basilio, giunge da te! Oh, ti voglio, per forza o per amore! Dentro di mai sposar la mia Rosina. Avete inteso? Voi dite benissimo. E appunto io vi veniva ad avvisarvi. Ah, segretezza? È giunto il conte d'Alba Viva. Chi? L'incolitamante della Rosina. Appunto quello. Oh, diavolo! Ah, qui ci vuol rimedio. Certo, ma... Alla sordina, starebbe a dire. Così, con buona grazia, bisogna principiare ad inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia un uomo infame. Un'anima perduta, io vi servirò fra quattro giorni, credete a me. Basilio, ve lo giuro, noi lo farei sloggiar da queste mura. E voi credete? Oh, certo, il mio sistema è uno sbaglio. E vorreste, ma una calunnia? Ah, dunque la calunnia cos'è, voi non sapete? No, davvero?